Sai che in Puglia? Con questo video sarete coinvolti nell'intrigante evoluzione dell'abito da sposa, raccontata dalla designer Mara Pace. Buona visione e non dimenticate il mi piace! Bentornati a Sai che in Puglia. Siamo al Palazzo Picella a Castellana Grotte al Circolo Pivot e oggi a Sai che in Puglia l'intrigante evoluzione dell'abito da sposa tra lutto, passione e purezza insieme a designer Mara Pace. Grazie Valeria. Mara, come ti è venuta questa idea di organizzare tutto quanto? Questa è una bella domanda, Valeria, in quanto io ho sempre amato questo mondo, il mondo della sposa, perché è un mondo molto affascinante e che fa sentire tutte noi donne molto particolari e sempre uniche. Ricordiamo che il nostro territorio Putignano, Castellana e i paesi limitrofi fanno parte di un distretto molto importante sartoriale ed è uno dei distretti più importanti di tutta Italia. Mara, non vedo l'ora di cominciare. Allora, come si sposavano le donne romane? Valeria, allora facciamo questo tuffo nella storia, molto molto interessante. Le donne romane, le giovani donne romane, si vestivano con una tunica bianca lunga che baciava i piedi. In più questa tunica veniva arricchita da un cinturino annodato e questi nodi erculei potevano essere slacciati solo dallo sposo a fine rito, perché rappresentavano l'inizio della vita coniugale. Ricordiamo la stessa parola odierna, incinta. La donna incinta è proprio la donna senza cintura. Quindi vi è questo rimando all'epoca romana in cui lo sposo slaccia, snoda il nodo della sua sposa. Ma in più i romani indossavano un velo, il flemmium, di un rosso o di un giallo zafferano. In realtà copriva totalmente il viso della giovane nel momento in cui questa veniva portata dal padre sull'altare, in quanto i due giovani sposi, questa cosa molto interessante, non si conoscevano e il matrimonio era solo e soltanto un contratto tra due famiglie. Di conseguenza, molte volte anche la bellezza o la non bellezza di una donna veniva coperta dal flemmum, il cosiddetto velo, che poi si trasformerà nei secoli diventando il nostro velo bianco. Volevo sottolineare quanto importante fosse il bianco all'interno dell'Impero Romano. Non ha di certo la simbologia e i valori odierni, in quanto il bianco andava a sottolineare solo e soltanto lo status nobiliare della famiglia, quindi la ricchezza di questa. Come sappiamo, il bianco è un tessuto molto delicato che si sporca facilmente, che si usura facilmente, quindi poteva essere utilizzato solo dalle ricchissime famiglie. E la loro pettinatura tipica era quella delle vestali, cioè delle vergini, con delle trecce che venivano fatte tramite delle lance appuntite. La lancia appuntita era un augurio di buona sorte e allontanava la cattiveria dagli sposi. I capelli venivano adornati con fiori di mirto, verbena, fiori di arancio, quindi questa tradizione è davvero molto antica, quella di poter mettere dei fiori, dei bei fiori, nei capelli. Le spose romane erano delle donne giovanissime, di 12, 13, 14 anni, quindi è fortemente cambiata questa usanza nei secoli. Mara, e dopo la caduta dell'Impero Romano, che cosa è cambiato nell'abito da sposa? Valeria, questa è una domanda molto interessante, perché cambia totalmente lo scenario all'interno del matrimonio. Ricordiamo sempre che il matrimonio è un contratto, quindi non ci si sposa ancora per amore, e le giovani donne sceglievano un colore accesissimo, indovina quale? Un verde? No.
Ti do un'ultima possibilità. Non lo so, viola, rosso. Brava! Ho azzeccato! Brava, proprio il rosso. Il rosso diventa il colore principe all'interno dell'abito da sposa. I rossi, i rubini, gli scarlatti sono i colori preferiti delle donne, delle giovani donne, perché era un colore molto costoso. Infatti era di origine animale, quindi per poterlo permettere bisognava sicuramente appartenere a una grande casata. Ma le giovani donne, indossando questo colore, rappresentavano anche altro. Per te cosa rappresenta il rosso, Valeria? Passione, amore, però mi sa che non si tratta di questo. Anche la passione, l'amore, ma anche il rosso è simile al colore del sangue, quindi si parla di una potenza creatrice che è insita nella donna. Infatti le donne nel Medioevo, subito dopo il matrimonio, diventavano procreatrici di figli, quindi rappresentava proprio questo ed era fondamentale all'interno della società. Capiamo anche quindi quanto è cambiato il ruolo della donna all'interno della società. Ora si aspettano anche molti anni prima di avere i figli. Ma ritorniamo all'abito da sposa. Sono molto costruiti e la ricchezza delle casate viene dimostrata proprio dai ricami, dai tessuti, quali il damasco, il broccato, il velluto, ma anche da una cosa molto caratteristica, dalle lunghezze degli strascici, ma anche dalla lunghezza delle maniche, che diventano esagerate. Si giunge così ad un'ostentazione talmente pronunciata che la Chiesa, tramite il Concilio di Trento, decide con le leggi suntuarie di andare a bloccare, a limitare questa ostentazione. Tramite cosa? Proprio la tassazione dei corredi. Infatti le famiglie dovevano denunciare ai notai tutti i corredi, quindi non parliamo solo di tovagliame, asciugamani e tutto il resto, ma bensì anche degli abiti. Quindi, in base alla ricchezza dei corredi, le famiglie venivano tassate. Mara, c'è stata qualche donna importante italiana che ha portato stile italiano in Europa? Una donna importantissima, Caterina dei Medici, che si sposa con il futuro re di Francia. Caterina è una fiorentina e che introduce proprio lo stile italiano, considerato già all'epoca sinonimo di eleganza, di raffinatezza, all'interno delle corti francesi. Infatti non solo introduce lo stile italiano all'interno della corte di Francia, anche grazie al suo abito da sposa che rappresenta le linee italiane. Infatti troviamo in Caterina dei Medici, nell'abito da sposa dei gonfiotti, così si chiamano, una sorta di maniche a palloncino che poi si stringono fino a giungere al polso. In più un bustino molto stretto, caratteristica proprio di quegli anni e che ci porteremo fino in realtà ai primi del Novecento. Elemento molto importante è la scollatura molto profonda, che viene poi in realtà coperta da una sorta di camicetta con un colletto alto, con decori raffinati. Infatti questo sarà il preludio dello sviluppo della gorgiera, quei colli molto sviluppati e decorati da sottili trine, quelle sono le gorgiere, e con la moda viene a trasformarsi anche l'acconciatura femminile. Infatti, a causa di queste strutture importanti intorno al collo, che comunque sottolineano i lineamenti del viso, anche i capelli vengono modificati. Infatti, devono purtroppo alzarli e così utilizzare delle acconciature alte. Caterina dei Medici, nell'abito del suo matrimonio, sceglie una linea morbida per la gonna, morbida con delle pieghe, si intravede una leggera coda, ma il tutto in realtà è equilibrato e molto raffinato. Il tessuto è molto particolare, infatti è un broccato fiorentino, introduce queste lavorazioni
lavorazioni raffinatissime fiorentine all'interno della corte di Francia. Caterina dei Medici adorava cavalcare, adorava cacciare e quindi andare a cavallo. C'era bisogno di un indumento che proteggesse, insomma, le parti intime. Così introduce l'uso delle mutande, delle famosissime mutande. E come questo introduce addirittura il tovagliame ricamato all'interno delle corti di Francia. Introduce anche la forchetta, che sembra c'entrare poco con l'abbigliamento, ma in realtà denota il suo gusto e la sua grande eleganza, perché trovava disdicevole mangiare la carne con le mani. Ti voglio mostrare, Valeria, un campione di queste mutande, perché sono sicura che tu immaginerai qualcosa di molto piccolo. In realtà l'epoca era molto diverso. Quindi vediamo un campione. Ovviamente queste non sono di Caterina dei Medici, varrebbero davvero tanto, ma ci fanno capire l'ampiezza di questo capo. Erano una sorta di pantaloncino regolabile sia da dietro con un laccetto e chiudibile al lato con altri laccetti. In tal modo si poteva indossare da più taglie, da più corpi, quindi da donne differenti. Mara, come mai hai inserito nella presentazione delle abiti da sposa un evento così funesto come il lutto? Valeria, questo è un momento molto importante all'interno dell'evoluzione e la trasformazione dell'abito da sposa, in quanto nel 1558 Mary Stuart si sposa con il futuro re di Francia, Maria Stuart italianizzato. Maria Stuart, per la sua giovane età, aveva circa 16 anni, si sposa con un abito bianco. I monarchi utilizzavano questo colore, il bianco, addirittura nei momenti di grandi lutti. Quindi quando Maria Stuart si presenta con un abito bianco, crea davvero scalpore e grande disagio. In realtà questo colore sarà un presagio funesto. Infatti, dopo circa 2 anni, il suo sposo, il re di Francia, muore prematuramente e purtroppo lei si ritrova a essere regina senza un erede, in quanto non erano riusciti ad avere un figlio. Crea davvero molto disagio all'interno della corte, e questa sarà una delle motivazioni per cui il bianco all'interno dell'ambito matrimoniale non verrà più utilizzato. Il nostro colore legato alla morte, al lutto e al dolore è il nero, e non a caso ci siamo posti vicino a quest'abito. Quindi se dovessimo noi vedere una sposa vestita tutta in nero, sicuramente anche noi rimarremmo stupiti, vero Valeria? È vero. La stessa cosa capita nella corte di Francia. Ma analizziamo un attimo l'abito di Mary Stuart. L'abito di Mary Stuart è un abito molto rigido, dalle forme geometriche. Noterete la scollatura rettangolare, l'allargamento delle spalle tramite non solo dei volant sulle maniche, ma anche la cosiddetta manica prosciutto, che rappresenta proprio la forma del prosciutto, cioè un allargamento al colmo fino a raggiungere poi le dimensioni normali nel polso. Quindi si ha questa propensione ad allargare orizzontalmente la figura. Infatti pure il gonnellone è molto ampio e rappresenta la stessa rigidità. Elemento che va a rendere l'abito più caratterizzante è l'allungamento del bustino nel centro davanti, che per anni vedremo. Infatti molte spose ancora si sposano con bustini con le punte nel centro davanti, quindi capiamo quanto è lontana e radicata questa tradizione. E proprio nell'abito di Mary Stuart notiamo una V che dal collo giunge fino al termine del bustino. Diventa l'unico elemento che va a slanciare la figura. Invece il viso della regina, della futura regina, viene sottolineato da trine e merletti proprio tramite un colletto alto, la cosiddetta gorgiera, che man mano, come ho già detto, diventerà sempre più importante.
Ricordiamo che in quel periodo vi erano le lotte tra protestanti e cattolici. Questa può sembrare una cosa lontana dal mondo dell'abbigliamento, in realtà non è così, perché l'abbigliamento, i capi, i vestiti, vanno a rappresentare le trasformazioni della società, quindi politiche, istituzionali, economiche, sociali. E questo periodo di grandi lotte trasforma l'abbigliamento in un codice molto geometrico e austero. E quindi le spose del 600 e del 700 di che colore si vestivano? Le giovani spose nel 600 e nel 700 utilizzavano i più vari colori, erano molto sgargianti, quindi i verdi, i rosa, i gialli. Ma soprattutto utilizzavano per ostentare, per mostrare la propria ricchezza, i tessuti damascati, broccati, quindi tessuti lavorati, importanti. In più la caratteristica principale di questi anni e di questi secoli, perché facciamo un lungo ancora excursus prima di raggiungere l'abito del colore che lo conosciamo oggigiorno, cioè bianco. In questi secoli, nel 600 e nel 700, vi è uno sviluppo in larghezza, come vi ho detto, orizzontale dell'abito, fino a raggiungere dimensioni sproporzionate. Infatti, sotto gli abiti, non solo abbiamo bustini steccati che non permettono di respirare le donne, e queste molte volte, a causa di questi bustini, svenivano anche, quindi avevano anche problemi di salute. In più, aggiunti a questi, c'erano i panier, sarebbero delle strutture sottostanti ai gonnelloni che allargavano i fianchi. Addirittura si arriva a raggiungere un metro per fianco, quindi parliamo di strutture imponenti, ma non solo nelle ampiezze, erano anche molto pesanti, quindi le donne molte volte erano anche impossibilitate a camminare e avevano bisogno delle dame di compagnia per poter essere supportate. Mara, ma c'era qualcuno che si è sposato per amore? Che bella domanda, Valeria! Perché dopo tutti questi contratti, quindi capiamo che il matrimonio era un qualcosa molto lontano dall'amore e dal vero sentimento. Finalmente però nel 1840 la regina Vittoria sposa il principe Alberto di Sassonia. E questo matrimonio, 1840, cambia totalmente l'ideologia del matrimonio, in quanto prima di tutto i due sposi, e lo vediamo anche dalle immagini, si prestano un portamento non solo elegante, ma anche amorevole, basato su un sentimento forte. Ma la regina Vittoria sceglie un colore chiaro e il suo abito è proprio il precursore di una nuova ideologia romantica del matrimonio. Si pensa che abbia scelto questo colore per abbinarlo a un pizzo molto pregiato che lei adorava e amava, e addirittura dopo vari anni dal matrimonio riformularono le promesse per poter immortalare questo giorno tanto importante per lei anche tramite la macchina fotografica, che in quegli anni si sviluppa come nuova tecnologia. La regina Vittoria è una donna molto moderna ed intelligente, infatti non solo si sposa per amore, ed era una cosa inusuale per le corti dell'epoca, in quanto vi erano strategie istituzionali, monarchiche, politiche, economiche, che dovevano permettere le varie corti di unirsi, di diventare sempre più stabili e forti e cercare di mantenere la pace nelle varie corti e nei vari territori. Cosa interessante è che lei definisce il giorno del suo matrimonio il giorno più bello della sua vita. Frase che conosciamo tutti quanti, quindi capiamo quanto è radicata nell'antichità questa frase. In più, da buona regina capricciosa, decide che nessuno dei cortigiani e dei suoi invitati poteva indossare lo stesso suo colore. Ti sembra di conoscere anche questa tradizione, Valeria? Infatti, sembra molto nostra. Molto nostrana, e deriva proprio dalla regina Vittoria. In questo periodo ormai la stampa era diventata uso comune e diffusa in tutta Europa questa nuova tendenza e questa nuova ideologia di amore romantico,
Addirittura, e con questo concludo, la regina contravviene i protocolli. Infatti, come sappiamo, le giovani regine si sposano con la tiara, invece lei sceglie dei fiori freschi per la sua acconciatura. Quindi capiamo quanto è innovativa, andando a legare l'immagine della sposa ad una donna angelica, pura, eterea, quasi idilliaca. E così abbiamo le radici della nuova sposa neoromantica. Ok, fino a qui abbiamo parlato delle donne ricche. Invece quelle donne del popolo, come si vestivano al matrimonio? In realtà i giochi per le popolane erano molto differenti rispetto alle grandi corti. Infatti utilizzavano il cosiddetto capobuono o facevano farsi realizzare un capo ad hoc per il matrimonio, ma era un capo sempre che doveva essere riutilizzato, quindi i colori scelti erano colori neutri, quale il nero, il grigio, il marrone, ma anche l'azzurro, il blu azzurro, che come ricordiamo è il colore che rappresenta la purezza. Infatti, ancora adesso, le giovani spose, facendo un salto nella storia, indossano non a caso un fiocchetto blu sotto l'abito da sposa, perché questo simboleggia purezza. E utilizzavano delle mise molto semplici, a causa di una ristrettezza economica che le popolane vivevano quotidianamente, quindi non potevano vesseggiare o sottostare ai giochi modaiuli delle corti. Mara, ma anche le donne popolane indossavano il corsetto? Certo, Valeria. Il corsetto in realtà viene utilizzato da tutte le donne, sia dalle più ricche sia dalle più povere, ma erano le strutture differenti. Ovviamente una nobile donna indossava un corpetto molto strutturato, invece una popolana indossava un corsetto molto più economico. Ma finalmente nel Novecento le donne si liberano del corsetto, quindi possono anche respirare, perché il corsetto, come abbiamo detto, non permetteva neanche un fluido respiro. E allora si liberano da queste imbragature e molto utilizzati sono i tessuti sciolti, quindi morbidi, fluenti, quindi le linee si oppongono totalmente a quelle dell'Ottocento, che erano molto strutturate. E particolare attenzione stava nel velo. Un particolare accorgimento era proprio quello di andare a bloccare il velo sotto alla nuca, andando a creare una sorta di cuffietta che poi si apriva in un velo molto lungo. Come del resto, la vita piuttosto alta, il punto vita viene alzato e solitamente in questi abiti non si vedono troppi fronzoli e decori, sono piuttosto puliti. Ma dopo gli anni 30 cambia qualcosa? Valeria, dopo gli anni 30 in realtà, come sappiamo, vi è uno stravolgimento, quale quello della Prima Guerra Mondiale, e dopo qualche anno la Seconda Guerra Mondiale. Quindi sono queste due guerre che stravolgono totalmente politicamente, economicamente, socialmente il tessuto sociale. Dobbiamo dire che proprio a causa della guerra vi è una forte austerità, una mancanza di materie prime. Gli abiti in questo periodo si accorciano a causa della mancanza di tessuti, quindi gli orli si alzano, come del resto si stringono e diventano attillati. Questo non per civetteria, ma per una necessità, per una mancanza di materie prime, una mancanza di tessuto. Addirittura le donne confezionavano abiti con i paracadute che trovavano dei militari. I paracadute, come devi sapere, erano in seta, quindi comunque un tessuto pregiato, quindi lo riutilizzavano molte volte anche per gli abiti da sposa. I colori erano sempre scuri, ma queste guerre hanno portato anche all'emancipazione femminile, elemento che voglio fortemente sottolineare. Infatti, a causa della mancanza dei propri uomini all'interno delle famiglie, le donne incominciano a lavorare nelle industrie, andandosi ad evolvere. Avevano bisogno anche di un abbigliamento adeguato e questo si sposa con delle nuove esigenze.
Ma passato questo periodo, i giovani ricominciano ad avere la necessità, il bisogno di uscire, di divertirsi. Ricordiamo che si preludia il boom economico, quindi gli anni 50 vanno a modificare tutto l'aspetto economico e sociale. In America si viene a sviluppare un nuovo fenomeno sociale che tutti ben conosciamo, quello del divismo. Sicuramente se vi parlo di Mary Monroe, Liz Taylor e tante anche bellezze nostrane, sicuramente le legate a una femminilità molto importante, molto intensa e accentuata. Infatti vi è la donna icona e questa si trasforma in sex symbol. Infatti proprio in questi anni vi è l'esaltazione delle forme femminili, dei fianchi, del punto vita molto stretto, come del resto del seno. Una delle linee più utilizzate è proprio la gonna a corolla, quindi gonna a corolla, gonna a ruota, che esalta i fianchi e la femminilità. Mara, c'è una donna iconica che rappresenta eleganza nel Novecento? Certo, Valeria. Nel 1956 Grace Kelly si sposa col principe di Monaco e lei rappresenta l'eleganza e la raffinatezza. Infatti è una donna iconica. Il suo abito da sposa diventa un simbolo all'interno del mondo femminile. Possiamo rappresentarlo come un abito, anche se molto semplice, in realtà molto elegante e con una struttura però complicata, in quanto abbiamo un corpetto tutto in pizzo valencier con una serie di bottoncini che rendono pudico il corpetto, un cinturino, un alto cinturino drappeggiato molto simile all'abito che abbiamo qui di fianco e poi un gonnellone ampio, romantico, con un sottogonna che allarga leggermente i fianchi di Grace Kelly per rendere la figura armonica ma nello stesso tempo molto femminile. Mara, so che Brigitte Bardot ha portato delle innovazioni nell'abito da sposa. Di cosa si tratta? Brigitte Bardot nel 1959 si sposa. La sua è una bellezza straordinaria, infatti sceglie per il giorno del suo sì un abito molto casto, molto semplice, che non dovesse insomma appannare la sua bellezza naturale. L'unico vezzo è proprio la scelta del tessuto. Infatti lei punta totalmente su questo e se l'abito è molto semplice, come vi ho indicato, molto accollato e l'unico elemento femminile è proprio il gonnellone che accorolla, ma la lunghezza comunque sfiora il ginocchio, l'elemento fondamentale così diventa la stampa, che sceglie lei con lo stilista che la segue e sarebbe il Vichy. Il Vichy è una stampa a quadrettini bianca e rosa, quindi punta su un tessuto non convenzionale, superando così i canoni vittoriani legati al romanticismo e a tutti quegli elementi che abbiamo già spiegato. Quindi il suo abito è molto fresco, giovanile e esalta proprio la sua bellezza naturale. Da ora in poi la stampa Vichy, che prima era fortemente legata in realtà al picnic e alla tovaglia, ora è legata alla sua figura e da ora in poi gli stilisti utilizzeranno questa stampa per andare ad esaltare alcuni capi in modo non convenzionale. Se penso agli anni 80 mi viene in mente Lady Diana. Lei che tipo di abito ha utilizzato? Lady Diana si presenta con un abito color avorio, infatti il bianco fu scartato in quanto era considerato troppo economico, quindi ormai alla portata di tutti, perché proprio in questi anni si è ormai radicata la tendenza di sposarsi con l'abito bianco, quindi la scelta di Lady Di è un caldo avorio che esalta anche il colore della sua carnagione. Abbiamo delle maniche molto gonfie a palloncino, un bustino stretto che esalta appunto il busto e la magrezza stessa di Lady Di, e con trine e merletti. Addirittura la coda arriva a 7,42 m, è una delle lunghezze ancora non superate oggigiorno.
Infatti addirittura per salire sulla carrozza, parliamo un po' di gossip, più persone la dovettero aiutare proprio per la quantità di tessuto. In più, come affermano i due stilisti, che erano marito e moglie, l'abito di Lady Di, come lei stessa voleva, rappresentava una sorta di drammaticità. Quindi se da un lato c'è questa grande felicità, dall'altro c'è questa tensione che è ben velata. Lady Di, come tutte le spose tradizionali, indossava una cosa nuova, cioè il suo abito da sposa, una cosa usata, cioè la tiara, ma lei sovviene ai protocolli reali. Infatti, invece di utilizzare la tiara della monarchia inglese, vuole scegliere la tiara di famiglia, andando così a contravvenire fortemente ai protocolli reali. In più indossava un fiocchetto blu cucito all'interno dell'abito. Come sappiamo, il blu rappresentava la purezza, quindi anche Lady Diana era attenta molto a questi particolari della tradizione. Se l'abito di Lady Diana rappresenta gli anni Ottanta, ma anche un gusto neoromantico in tutte le sue esasperazioni per quanto riguarda la gonna, i metraggi, le ampiezze anche delle maniche, d'altro canto, sempre negli anni Ottanta si sviluppa parallelamente la stessa tendenza, ma con caratteristiche diverse. Infatti notiamo una stravagante Loredana Bertè con un abito sempre a meringa, che riprende quindi quei canoni degli anni Ottanta, ma con un estrosissimo velo rosso, che da un canto riprende il tailleur e quindi il completo del marito, del suo futuro sposo, dall'altro ricorda il velo romano color rosso, e come ricordiamo il rosso è proprio sinonimo di amore, di passione, proprio quella passione travolgente che univa i due sposi. Dopo tutto questo che abbiamo sentito oggi, di cosa ci hai raccontati, mi viene spontaneo chiederti, oggi come ci si sposa? Bella domanda questa. In realtà la moda è diventata molto liquida, in quanto abbiamo tante tendenze, e soprattutto la sposa moderna rappresenta l'emancipazione della donna. Perché prima di tutto ci si sposa non più a 16 anni, 13, 14 come nel periodo romano, ma bensì a 35-40 anni. La donna è ormai autonoma, quindi è una donna lavoratrice, in più ha la possibilità di scegliere il proprio abito proprio in base alla sua indole. Se si sente più romantica, sceglierà un abito più ampio. Se si sente più seducente, sicuramente opterà per un outfit differente e semi-trasparente, come molto spesso le spose scelgono, con un effetto tatuaggio anche dei pizzi sulla pelle. Possiamo ben dire che l'abito da sposa rappresenta l'emancipazione femminile, proprio in base a questi elementi che abbiamo appena accennato. Quindi la ragazza, anche se in realtà viene ancora accompagnata dal padre sull'altare, quindi ricorda lontanamente le tradizioni romane dell'antico impero, quindi in cui la donna era oggetto e non era una donna libera, da una famiglia si passava a essere quasi oggetto di un'altra famiglia. Oggigiorno le tradizioni, il tempo, le ideologie sono cambiate e hanno purificato questo tipo di tradizione. L'abito da sposa bianco allora rappresenta una grande trasformazione. Ricordiamo che gli sposi oggigiorno si sposano per amore, quindi il matrimonio non è più un contratto, ma bensì un'unione d'amore legata da un sentimento forte. In più gli sposi sono lasciati liberi dalle famiglie, non solo di scegliersi ma anche di organizzare il proprio matrimonio, di scegliere i propri abiti, quindi anche gli abiti vanno a veicolare questo tipo di messaggio fondamentale nella nostra società. Mara, grazie mille per la tua presentazione storica molto dettagliata, e sai che in Puglia ringrazia sia Mara che Circolo Pivot per la disponibilità. Valeria, adesso sono io a ringraziare voi, prima di tutto, di Sai Che in Puglia.
colgo l'occasione anche di ringraziare sentitamente, davvero di cuore, non solo le aziende che mi hanno permesso di mostrare questi bellissimi abiti storici in una location tanto meravigliosa, ma anche le famiglie che hanno aperto i propri armadi e hanno fatto mostrare dei pezzi unici, quindi collezioni private, tra cui la famiglia De Bellis, una famiglia storica di Castellana che è fortemente legata alla tradizione. Ancora un sentito grazie a tutti quanti. Se non siete iscritti ancora al nostro canale, fatelo ora e cliccate mi piace su questo video se vi è piaciuto, fatelo girare e fate conoscere a più persone possibile l'evoluzione dell'abito da sposa. E sai che può interessare o coinvolgere anche te. Adesso lo sai!